pensa di Conte? Conte, che ne pensa? Di Conte che ne pensa? Che la manica a casa! Deve andare a casa! E Grillo che vale a fare cioè praticamente è rimasto in copione perché non ha capito nulla. E Di Maio? Eh? E Di Maio? Di Maio vale a fare tutte giratine perché forse almeno provi a lavorare. Conte, Grillo e Di Maio a casa! Di Maio a vendere noccioline, non è buono a fare altro! Oh, e visto che è toscano di Renzi? Renzi? Di bomba? Lo chiamano il bomba Rignano perché non ne dice una vera, si dovrebbe vergognare. E lei è di quelle parti? Sì, io sono di Pistoia, vicino Firenze. Ma chi è che conosce Renzi? Quanto dura? Non ha mai fatto una buona vita sua. Quanto dura questo governo? Questo governo? Questo governo si spera non duri più niente, è finito prima di cominciare. Che ne pensa di Conte? Scusa, non ho capito. Che ne pensa di Conte? Non ho capito, cosa pensa di? Io voglio che salti anche Rossi, perché è una vergogna, le scuole ribaltano e dai soldi agli zingari e agli extracomunitari clandestini. Ah, questo è un fatto. È una vergogna anche Rossi, il governatore. Senta, di Conte che ne pensa? Conte ha fatto il colpo di Stato e ha deciso di farla di testa sua, ma non andrà avanti per voi. E adesso Salvini che ne pensa? Salvini è un mito. Se non ci fosse lui non ci si potrebbe andare avanti in Italia. Ecco, visto che ha parlato male di tutti, Salvini. Come? Di Salvini che dice? Di Salvini? Salvini è un mito, è l'unico politico vero che c'è in Italia. Giorgia Meloni e Salvini. Mi piace anche Berlusconi, ma insomma. Posso dire una cosa io su Salvini? Salvini è l'unico che praticamente si è messo in contrasto con l'Europa. Siccome l'Europa ci aveva messo i piedi sopra noi, e lui è l'unico che ha detto non si fa. Cioè, praticamente ha detto basta, almeno si comanda noi. Perché? Cioè, è una cosa seria essere comandati dalla Francia e dalla Germania. Le è piaciuto? Molto, moltissimo! Evviva Salvini, evviva l'Italia!